Ciao a tutti e bentrovati. Oggi ringraziamo Federico per aver fatto una richiesta. Ci chiede che io legga una poesia di Orazio Lapini. Orazio Lapini è stato il più grande poeta sabbianese che è vissuto fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del 1900. E lui si diplomò al liceo di Arezzo, poi si è laureato in scienze naturali presso l'Università di Pisa. E però per cause familiari dopo la laurea ha dovuto rinunciare ai suoi progetti di viaggi in paesi esotici, ma è sicuro della tenuta di famiglia, della fattoria di famiglia. E tra le altre cose fu lui a introdurre la specie del moscatello di Subiano, importando dei vitigni dalla Grecia e iniziando la produzione di questo vino molto particolare, molto rinomato appunto nei primi anni del Novecento, un vino dolce particolarmente adatto anche ai dolci che si fanno qui nella zona. Detto questo, un altro accenno alla sua vita che vorrei dire è questo. Nel 1920 morì il suo unico figlio Lorenzo, morì lui soffriva di polmoni, non era un ragazzo forte, fu mandato in guerra come volontario nella Prima Guerra Mondiale, tornò malconcio e dopo poco morì. Questo fatto devastò la sua vita, tanto è vero che il momento letterario più alto di Lapini si ha proprio successivamente alla morte del figlio. E in questa occasione, per legare in peritura memoria il nome del figlio, lui fece un lascito presso la casa del Petrarca di Arezzo per far sorgere una raccolta di libri dedicata appunto al Petrarca. Lasciò un lascito importante di 50.000 lire, tra l'altro anticipandone il 5% anno a partire dal 1929. Quindi questa è una cosa che ancora oggi nella moderna Accademia Petrarca esiste un fondo che porta il nome di Lorenzo Lapini. Per questo, tra l'altro, ebbe anche la cittadinanza onoraria di Arezzo. Detto questo, passiamo alla poesia. Io la poesia che ho scelto oggi è tratta dai sonetti, che è un volume del 1926. E ecco, faccio vedere la copertina. Questo volume, dunque, lui ha una poesia che fu definita carducciana e proprio per questo, diciamo, alla moda dei primi del Novecento. Dopodiché è passata un po' in secondo piano perché appunto era una poesia molto ricca, molto barocca nella lettura, eccetera. Però i tratti tipici della poesia di Orazio Lapini sono sostanzialmente tre: la famiglia, la natura e la patria. In questo caso la poesia che voglio leggere è legata alla natura e è molto particolare perché parla del fiume Arno, di come questo fiume, dalla sua sorgente, che lui chiama la Polla, dalla sua sorgente va verso il mare. Però una volta che è arrivato al mare ha quasi la nostalgia della sorgente e vorrebbe tornare indietro. È molto carina, molto originale, si intitola L'Arno a Subiano. La sua canzone sospirò il torrente quando lasciò la Polla sua natia. Di forza e gioventù, tutto fremente, di masso cercò la sua via. Vie più cammina si fa più potente la voce sua, che è tutta un'allegria, sì che raccolta tutta la sorgente, dal monte al nuovo suo destin s'avvia. Or qui, tra i pioppi e i ontani in pantana, e faticosa è la sua corsa al mare, e l'ultima sua pace è ancor lontana. Anche qui, nel sommesso mormorare, esprime l'acqua una speranza strana di poter alla sua polla ritornare.